Buonasera, sono Antonio Abruzzese, presidente dell'Associazione Culturale Fiore di Lino. Do il benvenuto a tutti i presenti, ai nostri ospiti e soprattutto alle signore Adele Filippa Tomasello e Teresa Rocca, alle quali tra poco consegneremo un attestato di merito per aver continuato l'impresa storica di famiglia contribuendo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. Un doveroso saluto va alle autorità presenti, al vice sindaco della città di Soveria Manelli, il professor Mario Caligiuri, in rappresentanza del sindaco dottor Leonardo Sirianni, al presidente della Proloco Antonio Ferrante, al presidente dell'associazione Antichi Mestieri Dalot Antonella Paola, agli amministratori e ai consiglieri comunali presenti. L'Associazione Culturale Fiore di Lino, come saprete, è operante dal 26 giugno 1996. Non a caso il 26 giugno ricorre la data di morte di San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, prelata nata per diffondere il messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri, per il miglioramento della società. Sempre non a caso il nostro comune nel 2007 gli è stata intitolata una strada, la strada principale dell'area industriale, e nella chiesa madre era esposta una reliquia ex ossibus. Le attività dell'associazione sono sempre legate alla promozione culturale del territorio cittadino e allo sviluppo del commercio e delle aziende imprenditoriali di tutta l'area del Reventino. Passo la parola all'avvocato Angela Davoli, socio della Proloco Soveria Manelli, componente del direttivo dell'Associazione Fiore di Lino, presidente del Comitato Pari Opportunità del Tribunale di Lamezia Terme, già presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Soveria Manelli del 2009 al 2011 ed avvocato libero professionista impegnato soprattutto nel campo della famiglia, minori e violenza in genere, nonché autrice del libro edito dalla Rubettino Editore che trattava problemi di stalking e violenza sulle donne. Grazie, buona serata. Buonasera, grazie ai presenti, grazie agli organizzatori. E la concomitanza di molti eventi a Soveria, purtroppo prima un funerale, quello lo escludiamo, fa vedere che Soveria comunque è vitale. È vitale, è produttiva e io vi vorrei salutare con una poesia che ho scelto tra le tante, che non è una poesia, si intitola Cuore di donne. Non è una poesia di scrittrici famose, perché sulle donne sono stati scritti fiumi di parole, ma fatti poi ne sono stati fatti pochi. E io ho scelto una poesia di Chiara De Felice, che forse le giovanissime conosceranno di più, che è una ragazza con tante aspirazioni, tanti sogni, ha partecipato, mi pare, a Grande Fratello, ma ha scritto una poesia che tra le tante mi ha trasmesso emozioni. Quindi, siccome ritengo che le emozioni e i sogni alla fine siano il fulcro di tutte le cose che andiamo a fare, vi saluto con questa poesia, sperando di non commuovermi. Ci sono donne che camminano controvento da una vita. Ci sono donne che hanno occhi profondi e sconosciuti come oceani. Ci sono donne che cambiano pelle per amore. Ci sono donne che donano il loro cuore per poi trovarsi a raccattarne i cocci da sole. Ci sono donne che in silenzio fanno ballare la propria anima su una spiaggia al tramonto. Se ti fermi un istante, le puoi sorprendere mentre lottano contro il proprio istinto, mentre fanno passeggiare il proprio dolore a piedi nudi, affrontando onde che ad ogni mareggiata sono sempre più minacciose. Ci sono donne che chiudono gli occhi ascoltando una musica lenta che rende ancora più salate le loro lacrime. Ci sono donne che con orgoglio, ma con il nodo in gola, rinunciano alla felicità. Ci sono donne che con i loro occhi fotografano quegli splendidi ma così fugaci attimi in cui si sentono abbracciate dall'amore, sperando di mantenerli vivi e colorati per sempre.
Se apri gli occhi un istante le puoi osservare, mentre disseminano briciole di se stesse lungo il percorso verso quel treno che le porterà via. Mentre urlano la loro rabbia contro vetri tremolanti di una casa diventata prigione, mentre sorridono di disperazione a chi le vorrebbe far tornare alla vita di sempre. Ci sono donne che non si fermano davanti a nulla, perché non troveranno mai la fine di quel filo. Ci sono donne che hanno fatto un nodo per ogni loro lacrima, sperando che arrivi qualcuno a scioglierlo. Non fermare il cuore di una donna, niente vale di più. Non far piangere una donna, ogni lacrima è un po' di lei stessa che se ne va. Non farla aspettare da solito impaurita, seduta sul confine della pazzia. E se la vuoi amare, fallo davvero, con tutto te stesso. Stringila e proteggila. Lotta per lei, uccidi per lei, piangi con lei. Donale il più bel raggio di sole ogni giorno. Tieni sempre accesa quella luce nei suoi occhi. Quella luce è speranza, è amore, è puro spirito, è vento. È la più bella stella di qualsiasi notte. E ho voluto aprire con questa poesia, che spero sia arrivata ai cuori di tutti, e come sempre questa amministrazione si è occupata della donna, di tutto quello che c'era da fare per rendere la vita più facile della donna. Oggi il problema di tutti è di cercare di aiutare la donna a conciliare famiglia e lavoro, ma la donna anche senza aiuto si sveglia la mattina e va a dormire soltanto perché si è fatto buio e perché tutti sono fermi. Altrimenti, se la giornata continuasse, lei starebbe ancora lì a fare le cose, a preparare le cose per domani, eccetera. E il senso di questo intervento, e io ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlare, il senso di questo è la produttività femminile dal dopoguerra, che è il titolo poi di questo evento, e dal dopoguerra in poi la donna produttiva a Soveria Mannelli, che è una tendenza adesso nazionale. Perché ho visto l'altra volta, leggevo delle pubblicazioni, che le attività femminili, le iscrizioni femminili anche ad albi professionali eccetera, stanno superando, diciamo, quelle maschili. Quindi più del 50% delle donne rende produttivo il paese, e lasciatemi dire che è un forte baluardo, costituisce secondo me un forte baluardo per la crisi, perché soprattutto a Soveria Mannelli, con la curiosità che ci contraddistingue, in collaborazione con Fiore di Lino, con la Prologo, siamo andati a vedere che dal dopoguerra il 90% delle attività produttive, dico il 90%, era gestito da donne. Parliamo di molti negozi di generi alimentari, produttivi in un'epoca, il dopoguerra, in cui c'era da rimboccarsi le maniche. E le donne di allora lo hanno fatto. Le donne di allora lo hanno fatto, si sono inventate qualsiasi lavoro, alcune perché erano rimaste vedove, altre proprio per passione, per volontà, per caparbietà e per determinazione, che è quello che contraddistingue, le donne. E abbiamo quindi scoperto, molti lo ricorderanno, forse i giovani no, io ero piccolina, ma ricordo ancora antichi negozi, i generi alimentari sul corso ce n'erano tantissimi, con la famosa libretta, quindi c'era una piccola finanziaria, con la libretta si aiutava chi non era in grado di sostenere diciamo quotidianamente le spese, c'era un'antica latteria, c'era uno studio fotografico che è rimasto fino a pochi anni fa, e c'era addirittura un barbiere, una barbiera per uomo, donna. C'erano le latterie, c'erano anche dei ristoranti, c'erano le osterie, le vinaie, che poi erano osterie dove la gente mangiava, beveva il quartino. Infatti adesso andiamo cercando l'antico, andiamo cercando i quartini per esporli quando abbiamo una cena. Quindi andiamo sempre alla ricerca di questo antico, che poi ritorna, e ritorna come donna con la produttività. A Soveria c'è stata una continuità per quanto riguarda la produttività femminile, perché oggi tra società, arti, professioni e ditte individuali, più del 50% delle attività produttive sono gestite dalle donne.
donne che hanno avuto il coraggio di aprire attività di recente in piena crisi economica. Quindi, tratto anche dalla poesia che vi ho letto, donne che non si fermano davanti a nulla. Allora questo, io sono contenta di aver avuto la parola perché sono anni che mi occupo di pari opportunità e di violenza, di cercare di in qualche modo nel mio piccolo di fare qualcosa per combattere la violenza sulle donne, perché credo che come pari opportunità abbiamo fatto un gran lavoro e i risultati sono stati raggiunti, nel senso che ormai credo che la parità sia una cosa banale parlare di parità, perché le donne vanno su Marte, le donne vanno nello spazio e quindi sono in campo in ogni attività. E quindi, però questa parità è ostacolata ancora da un fenomeno, credo, culturale, perché la donna va avanti, si evolve, è produttiva, ma in generale c'è come cultura credo che ci sia ancora molto da fare. Ancora molto da fare, perché la parità di genere, il rispetto per la donna, comincia nell'età, comincia da piccoli. Io mi occupo anche di minori e abbiamo qua una psicologa con la quale spesso parliamo di questo fenomeno. Praticamente sono i bambini che vanno educati alla parità di genere, perché io dico sempre che donne si nasce e uomini si diventa se si rispettano le donne. La donna non deve essere né un'esclusiva, cioè l'attenzione che c'è sulle donne non deve indurre a pensare che si vogliono escludere i maschi o se è una lotta contro i maschi. Io scusatemi se sono forte, ma mi intristisco molto quando sento delle parole molto brutte da parte dei ragazzi che dicono che le donne sono tutte puttane e invece le donne dicono che i maschietti sono tutti bastardi. Allora credo che attraverso la cultura, attraverso la bellezza, l'armonia delle cose, il dialogo, la comunicazione, si debba arrivare a sconfiggere questo pregiudizio che ancora rende la donna vittima di violenza e vittima di femminicidi, e aiutando proprio i bambini che crescono, che sono il nostro futuro, a capire che siamo uguali ma diversi, perché siamo uguali, siamo diversi per un ruolo che ci ha dato la natura. Quindi credo che il rispetto dei ruoli favorisca anche la tranquillità del genere maschile. Quindi io, come tutte voi, penso, e lo avete dimostrato a Soveria tutti con la produttività, muovendovi, diffondendo pace. Io vedo, sono orgogliosa, il lavoro mi porta spesso fuori, ma sono orgogliosa di essere, diciamo, soveritana, perché io vedo i fiori a quasi tutti i balconi di Soveria, perché vedo i negozi curati, perché vedo questa voglia dell'armonia, questa voglia del bello. E riportando un pochettino una teoria di Thomas Mann, che fu chiamato l'impolitico, era uno scrittore filosofo tedesco degli anni tra il 700 e l'800, il professore di storia mi può correggere se sbaglio, perché poi non sono un poco dopo, mi dice che fu chiamato l'impolitico perché non è che l'impolitico, la politica serve, è attraverso la politica che riusciamo a fare sentire la nostra voce, che i politici dovrebbero essere portavoce delle nostre esigenze, eccetera. Non voglio parlare della crisi politica che ci sta attanagliando, voglio dire che fu chiamato l'impolitico perché lui diceva che prima di fare politica dobbiamo arrivare tutti all'armonia dello spirito, cioè voleva dire è inutile che facciamo politica, perché se non siamo noi portatori di armonia, di pace, di serenità, di bellezza, perché poi la bellezza è fatta di cose semplici, non possiamo fare politica, perché litighiamo, ci alterniamo come classi politiche, ma se nessuno ha dentro di sé questa tipologia di cose, che poi diciamo io le ritrovo soprattutto nelle donne, e quindi la riflessione qual è di tutto questo? Non voglio allungarmi più di tanto. La riflessione di tutto questo è che siccome parliamo di Soveria,
siccome Soveria è un paese che vive, siccome facendo questa ricerca sulla produttività abbiamo scoperto che c'è una continuità su questa voglia di fare, di lavorare, ho la speranza che i giovani, i ragazzi, i nostri figli possano, attraverso il nostro esempio di produttività, di tenacia, cercare di rimanere. Lo so, è un sogno, tutti se ne vanno dall'Italia, però Soveria poi ha dimostrato che si può, che molte cose si possono, che è un paesino piccolo ma pieno di vita, è pieno di donne che producono, e questo ci fa onore. E il senso quindi dell'evento è di sottolineare questa continuità dalla storia ad oggi, e con questa creatività femminile, che possa essere da esempio per il recupero anche di antichi mestieri, per creare attività senza paura, perché si può, e Soveria ha dimostrato che in piena crisi sono state aperte delle attività, e fare squadra, soprattutto le donne fare squadra. Lasciare andare le polemiche, lasciare andare le cose che non vanno, perché ci saranno sempre, fare squadra, unirci e dimostrare che la civiltà, la cultura, tutto quello che ci può essere di bello parte dalle donne, non perché per nulla togliere i maschietti, perché senza i maschietti non potremmo fare nulla, non saremmo nemmeno donne, senza nulla dei maschietti, perché le donne sono un punto di partenza sempre e mai di arrivo. Una donna non arriva mai. L'altra sera pensavo, stavo lavorando a delle cose, dopo aver finito lavori di casa, altre cose, impegni sociali, eccetera, e pensavo, ma se non finisse la giornata, cioè se non fossero chiusi i negozi, se non fossero ferme le altre attività, se durasse ancora la giornata, probabilmente le donne sarebbero ancora lì. Le donne vanno a dormire perché, arrivate a un certo punto, non per stanchezza, perché anche la donna stanca riesce a preparare la giornata del mattino dopo, riesce a curare i figli, riesce a conciliare famiglia e lavoro. E questa è la nostra forza. Abbiamo dimostrato che si può fare, e cercando poi chi ha rappresentato la continuità familiare per evitare che le attività si perdessero e che venissero chiuse, abbiamo individuato quest'anno, sperando che l'anno prossimo individuiamo altri criteri e altre donne che non si sono fermate e hanno mantenuto l'attività, abbiamo individuato le donne alle quali consegneremo un attestato, una in rappresentanza della categoria degli artigiani e una in rappresentanza della categoria dei commercianti, che sono Teresa Rocca, che tutti conoscerete con la sua Fildar, la Fildar che nasce quando chiude il famoso bazar di Adelina. Molti ricorderanno il bazar di Adelina, dove si trovava dalla Spoletta, dal lago, a tutto. E la Fildar di Teresa nasce in continuità con il bazar di Adelina, che è la suocera. La signora Tomasello arriva con la famiglia da Torino, mi pare, arriva con la famiglia da Torino a Soveria perché le radici richiamano, e il marito apre la prima pasticceria di Soveria. Il 98 il marito decide di andare in pensione, grazie alla tenacia della signora Tomasello non si chiude la pasticceria la tiene lei per 20 anni, la continua a tenere, ma in nome della continuità nel 2014, in evoluzione anche con i tempi, perché diciamo che l'evoluzione ci spinge a costituire società, anche le professioni devono fare le società, eccetera, quindi anche in evoluzione con i tempi, crea una SAS di cui amministratrice è la figlia, e tutte e due quando andiamo in pasticceria sono pronte col loro sorriso a farci il caffè, ad accoglierci, e quindi hanno dimostrato che si può, mantenendo le attività di famiglia per chi ce l'ha, quindi chi ce l'ha ha un patrimonio che non dovrebbe, al quale non dovrebbe rinunciare. E quindi con tanta tenacia sono state continuate queste attività, sono state individuate queste due perché c'è stata una continuità familiare. E poi vi dicevo, altre ne sono nate, e quest'anno l'attestato
un semplice attestato, si è deciso insieme all'Associazione Fiore di Lino, eccetera, all'amministrazione, di darlo a queste due signore, proprio per la continuità familiare e perché siano da, come dire, da esempio, perché quando c'è un'attività familiare è molto bello che la si continui e che se la continui dove ci sono le radici, perché credo che senza sogni e senza radici non siamo nulla. A seguire di questo evento, e sono stati legati proprio perché c'è un filo conduttore, ci sarà la sfilata del laboratorio artigianale di nuova apertura, e ci voleva coraggio, di nuova apertura di Antonella, poi a lei darò la parola e spiegherà il perché di questo, perché si tratta, da quello che ho capito, è un laboratorio artigianale, si chiama Antichi Mestieri, proprio perché c'è la rivalutazione del mestiere di sarta, quindi la rivalutazione di antichi mestieri, la tenuta di attività che altrimenti si chiudono, mi danno una speranza soprattutto per i giovani, perché con coraggio, determinazione e con il grosso contributo femminile, si può rimanere in questo paese dove c'è ancora tanto da fare, ma è tanto bello, e dove c'è vita, perché adesso insieme a noi c'è la Sagra del Dolce, poi ci sarà la sfilata, c'è la partita della Garibaldina, c'è un paese che si muove, e quindi ci auspichiamo che il contributo delle donne possa costituire un baluardo alla crisi che ci sta attanagliando, senza dimenticare la speranza che parte, secondo me, dalle donne e dal cuore delle donne. Io passo la parola ad Antonella, che ci dirà di questo laboratorio, dove la cosa che mi ha fatto più piacere, tutti possiamo andare a imparare a cucire, a tagliare, è aperto a tutti. Quindi questo è il punto di forza, la cosa bella, aperto proprio uno spazio pubblico dove chi vuole imparare come si attacca un bottone o farsi una piega può farlo, e dove i nostri ragazzi giovani possono imparare gli antichi mestieri. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti, ma ringrazio soprattutto l'Associazione Fiore di Lino, l'amministrazione comunale di Soveria Mannelli e l'avvocato Tavoli per avermi permesso di legarmi a questa iniziativa per presentare a Soveria e a tutti Dalot. Cos'è Dalot? Dalot è una nuova creatura che nasce da un'idea che abbiamo partorito la mia amica Dalida Spanarelli, che è appena arrivata, mio marito ed io, partendo da un'idea che inclusione è possibile solo se c'è autostima. Autostima è possibile solo se c'è indipendenza e libertà. Libertà è possibile solo se c'è consapevolezza delle proprie capacità. E allora noi abbiamo deciso di aprire non un luogo in cui chiunque può scegliere di provare che cosa è capace di fare. I vestiti che sfileranno dopo sono 11 vestiti realizzati sotto l'abile guida di Dalida da ragazze che sono entrate nel nostro laboratorio dicendo: io non sono capace di fare niente. Rosi, Raffaella, Rossella. Vedrete voi di quali capolavori sono capaci quelle ragazze che dicono non sono capace di fare niente. Dalida dice sempre che basta una macchina da cucire e un vicino che ha bisogno di una piega e nessuna donna è costretta a prostituirsi perché può guadagnare il pane della sua casa. E Dalot vuole essere questo. L'8 agosto il nostro sindaco, che purtroppo per gravi motivi familiari non è presente, ma che saluto con un caldo abbraccio, ha tenuto a battesimo il nostro laboratorio in via di accreditamento regionale. È un laboratorio con 5 postazioni di cucito, 2 postazioni di maglieria, diverse postazioni di ricamo. Presto partiranno i corsi di ricamo, di uncinetto, di decoupage. E di tutte le arti che
anche il più piccolo delle espressioni sociali può realizzare. C'è stato proposto, partirà presto, un progetto con le detenute, è un progetto con donne vittime di violenza che hanno bisogno di ritrovare la forza di credere nelle proprie mani. Quindi noi ci auguriamo di vedervi presenti adesso per la sfilata. Come diceva giustamente l'avvocato Davoli, è un laboratorio aperto, chiunque può farne parte, le nostre macchine sono a disposizione di tutti, le nostre competenze sono a disposizione di tutti, ma soprattutto la nostra grande voglia di lottare e di volare alto è a disposizione di tutti. Grazie. C'è uno dei più grandi imprenditori della Calabria, Florindo Rubettino, in un'iniziativa del genere, quindi come consigliere comunale, quindi prego. Non si sa mai, visti i tempi. Allora, auguri e complimenti ad Angela per questa bella iniziativa e soprattutto per questa bella ricerca che, come dire, illumina un nuovo primato di Soveria, no? Soveria è una città che ci ha abituato ai primati, città più informatizzata, census, per restare al campo economico, cittadini attivi nel privato superiori a quelli del pubblico, tasso di presenza di manifatturiera che è il doppio della media della Calabria in linea con le zone più sviluppate d'Italia. Da oggi sappiamo anche, grazie ad Angela, che abbiamo anche questo bellissimo primato che appunto questa presenza fortissima delle donne nel campo dell'economia. Complimenti anche ad Antonella per aver voluto avviare questa iniziativa così bella, controcorrente in tempi difficili e soprattutto che ha come al cuore l'inclusione sociale, e questa è una cosa bella, e naturalmente alla Proloco e all'associazione Fiore di Lino. Credo che è stato parlato di una Soveria donna produttiva. Io allargherei il tema più che produttiva, direi operosa, perché il concetto di operosità include non solo chi, come le persone che celebriamo stasera, fa attività economica in prima persona, però sappiamo che le donne sono operose anche in tanti altri campi, le collaboratrici degli imprenditrici, per esempio, insegnanti e tutto. E Soveria credo che se allarghiamo lo sguardo anche in questi ambiti troveremo delle belle sorprese, per esempio da questo punto di vista vedo che le donne di Soveria sono sempre operose, e poi il concetto di operosità include quella cosa che le donne hanno in più rispetto agli uomini, perché noi uomini consideriamo il nostro lavoro probabilmente come l'attività principale, poi finito il lavoro in qualche modo ci rilassiamo, sappiamo che le donne, finito il lavoro esterno, ne cominciano uno interno, come giustamente diceva prima Angela, che va avanti 24 ore su 24, quindi questo è un motivo ancora di più per parlare dell'operosità delle donne. Io credo che questo sia l'avvio di un lavoro, Angela, perché avete fatto una bellissima ricerca che ci ha portato a tirare fuori questi dati. Secondo me bisognerebbe andare avanti e bisognerebbe andare a scavare, per esempio con cercare la documentazione fotografica. Sarebbe bellissimo se andassimo nelle famiglie di queste donne attive del passato e del presente, ognuno avrà la propria foto con queste signore nei loro negozi, e sarebbe bello tirarne fuori una bella mostra, per esempio, con i volti di queste persone, che noi tutti non dobbiamo dimenticare perché hanno fatto la storia della nostra comunità, la ricchezza della nostra comunità. Grazie, auguri alle due premiate di questa sera e insomma complimenti. Professor Rubettino, bravo, efficace, brillante. Prima di tutto vi porto il saluto del nostro sindaco Sirianni che, come diceva Antonella, per problemi gravi di famiglia non può essere insieme con noi. E ringrazio Antonio Abruzzese per aver organizzato questo evento insieme con la Proloco. Angela e Antonella sono state molto brave nell'introdurre questa manifestazione. Poi un saluto particolare alle premiate, alla signora Adele e alla signora Teresa, per il riconoscimento di questa sera. Allora, dato che
Per me questa è un'occasione importante, per l'amministrazione è un'iniziativa importante e dobbiamo cercare di contestualizzare quello che stiamo facendo stasera in quella che è la nostra comunità. Le rivoluzioni sono quelle cose che modificano l'ordine sociale. Tutto il resto è cambiamento, involuzione, sono altri fenomeni. La rivoluzione scientifica fu quella che mise in discussione le verità che erano scritte nei libri sacri. La rivoluzione francese mise in discussione l'origine divina del potere. La rivoluzione industriale velocizzò i meccanismi produttivi. La rivoluzione informatica ha collegato il mondo e lo ha stravolto per molti aspetti. Una rivoluzione che sta arrivando e che sarà ancora più sconvolgente è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè l'attività degli uomini sarà sostituita in gran parte dalla intelligenza artificiale e noi dovremo trovare altri modi di poter organizzare la vita sociale. Ma siamo appena all'inizio di una rivoluzione sconvolgente che è già arrivata e della quale non ci siamo accorti. Ci sono, oltre a queste rivoluzioni, anche quelle silenziose. Tra queste c'è quella della donna. La rivoluzione femminile è una rivoluzione che ha cambiato profondamente il mondo. Come voi sapete, il rapporto tra uomo e donna è un rapporto che nasce con l'umanità. Se noi leggiamo i testi sacri delle religioni, vediamo che la donna, secondo l'Antico Testamento, è una costola dell'uomo. Così come nel Corano c'è una subordinazione assoluta della donna all'uomo. E i ruoli erano prestabiliti. Però nell'antichità abbiamo visto che ci sono state donne di grande importanza. Già nell'antico Egitto, Nefertiti, Cleopatra, Ipazia. E poi anche più recentemente una grande sovrana che ha reso fondamentale e potente l'Inghilterra, Elisabetta I, grandi pittrici come Artemisia Gentileschi, però queste erano eccezioni. E arriviamo anche alla demonizzazione della donna con la stregoneria, con la donna che veniva bruciata sul rogo. L'Ottocento è il secolo che fa cambiare tutto. C'è la rivoluzione industriale, dove le donne cominciano a lavorare, a dare il proprio apporto, diventano indispensabili anche all'interno della famiglia. Si accentua questa funzione, almeno nella nostra parte nel mondo, con la Prima Guerra Mondiale, quando gli uomini partivano per il fronte e le donne restavano anche per svolgere attività lavorative nei campi e anche nelle industrie, perché c'era bisogno degli allestimenti bellici. Il ruolo della donna, per parlare del nostro paese, diverso, è stato diverso e lo è ancora per molti aspetti, tra il nord e il sud, tra le campagne e la città. Ma arriviamo dopo questa premessa a Soveria. Già nel nome della nostra città c'è la nostra origine e il nostro destino. C'è Soveria da Suvare, il luogo dove si accoppiano i suini, le origini contadine. Ma Nelli da Manno, l'attrezzo con cui veniva lavorato il lino, perché noi eravamo i più bravi artigiani del lino calabrese, bella cara Antonella questa idea di recuperare questi mestieri. E tra l'altro Soveria è un nome femminile, quindi Soveria è donna tutto l'anno, non solo l'8 di marzo. Nel 1807 noi diventiamo comune, abbiamo una storia breve, però l'anno prima cosa era successo? Erano successi i Vespri Soveritani, dove appunto perché una donna era stata insidiata da uno che faceva parte del drappello degli occupanti francesi, scoppia la scintilla della rivolta a Soveria e che dura poi, si espande in tutto il sud e dura fino al 1815, una guerra sconosciuta, della quale i libri di storia non parlano perché secondo la vulgata corrente i francesi erano venuti anche nel sud a portare libertà, égalité, fraternité, mentre erano gli ennesimi occupanti di turno. Quindi noi in tutti questi anni, questi 200 anni, questi due secoli, siamo stati isolati ma collegati.
isolati perché siamo a 800 metri sul livello del mare, collegati perché noi siamo attraversati dalla strada che anticamente collegava la capitale della Calabria Citra e la capitale della Calabria Ultra, Catanzaro e Cosenza. Non a caso l'episodio garibaldino accade proprio a Soveria. Quindi i valori che sono espressione tipica delle donne. Ora, la donna è custode della famiglia, la donna dà importanza e responsabilità al lavoro, ai rapporti personali, ai valori religiosi e anche alla dimensione economica. Angela ha spiegato come nel nostro paese ci sia un altissimo tasso di imprenditrici femminili. Se noi andiamo a vedere le partite IVA, al 45% sono intestate a donne, in alcuni settori come quello agricolo ancora di più, aumentiamo ancora di più queste percentuali. Quindi attività economiche, commerciali, artigiane, agricole, turistiche. Sono percentuali altissime, molto poco meridionali. Ora, le idee del professore Rubettino sono calzanti ed è bene poi sviluppare in modo tale che questo convegno sia un punto di partenza per valorizzare, come cercherò di dire tra poco. Cos'è la cultura sulla quale noi, caro Florindo, insistiamo spesso? E pensare in modo nuovo rispetto alle cose consuete. Allora, le donne hanno dato un grande contributo e danno un contributo alla crescita economica, culturale e sociale della nostra città. Se a Soveria, per esempio, la mafia non ha attecchito, è anche per il lavoro educativo delle donne, per gli esempi che le donne hanno offerto alla nostra comunità. Quindi è per avere consigliato anche i propri uomini a comportamenti civili di costruzione della rete sociale. Allora, il lavoro al femminile, che è quello che noi celebriamo oggi, è veramente importante. Sono dei riconoscimenti, magari sembrano poca cosa, però un riconoscimento non è mai una cosa ovvia, perché la cosa più difficile è essere profeti in patria. E allora veramente mi complimento per quest'idea che sembra banale, ma è geniale, perché l'ovvio non lo nota nessuno. Allora, e non a caso, se voi andate a vedere per esempio la toponomastica della nostra città, tutti i nomi sono al maschile, o indicano luoghi, eventi, via dei Vespri, o toponimi, via Colosimelli, dalla famiglia Colosimo, Cardamonele, dalla famiglia Cardamone, o Corso Garibaldi, via Dottor Cimino. C'è un solo nome e una donna, anzi due. Uno è a Gran Maria Grandinetti Mancuso, la nostra pittrice, nata a Soveria Mannelli, che è amica di Dalì, amica di grandi intellettuali del Novecento. Florinda ha pubblicato un libro bellissimo dedicato a questa nostra illustre concittadina. E poi c'è invece un largo vicino alla scuola elementare che è intestato a un personaggio immaginario, ad Amélie Poulain, che è la protagonista di un film, che è una persona che non esiste. C'è Maria Leve, grazie, quindi mi sfuggiva. Grazie professoressa Anastasio. E c'è pure Maria Leventre, che è legata allo zecchino d'oro. E noi siamo legati allo zecchino d'oro. Perché? Quindi Stefanuccio Maiologa, a cui abbiamo assegnato il manno d'oro quest'anno, il massimo riconoscimento cittadino, e ha partecipato allo Zecchino d'Oro, quindi ha iniziato la sua carriera artistica partecipando allo Zecchino d'Oro. Quindi questa triade che vede da un lato una pittrice, l'arte, il valore della cultura, dall'altro un personaggio immaginario, il valore della creatività, della fantasia, e poi Mariella Ventre che dà l'idea della musica, della gioventù, dell'adolescenza, che è l'età del sogno. Allora è importante legare questi avvenimenti. Allora l'occasione di stasera, brevemente, mi dà la possibilità
di riflettere sul futuro della nostra città, che deve essere sempre al femminile, perché tutto il mondo svilupperà, cara Angela, cara Antonella, cioè la risorsa donna sarà valorizzata sempre di più in tutto il mondo. Teniamo conto che per quanto attiene alla nostra comunità, non tutto il futuro è nelle nostre mani, perché possiamo decidere poche cose. Però quello che noi possiamo decidere lo possiamo fare bene. Allora noi dobbiamo valorizzare tutto quello che abbiamo. E le maggiori risorse che abbiamo sono le persone. E l'altra risorsa straordinaria è il territorio che abbiamo. Quindi il territorio va valorizzato. Non a caso entro il 2018 vedremo di approvare il piano regolatore. Le persone vanno valorizzate tutte. Siamo meno di 3.000 persone in realtà. Siamo pochi e non possiamo essere divisi. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere progetti comuni. Quali sono i nostri punti di forza? Un punto di forza è la nostra posizione, isolata ma collegata. In base alla teoria del baricentro, che è una teoria geometrica, noi siamo al centro della Calabria. Non a caso sopra questo luogo, l'Officina delle Idee, che è stata realizzata dall'amministrazione che ci ha preceduti, è sormontata da un'opera d'arte importante, è la più importante, la più grande videoinstallazione d'Europa, realizzata da Fabrizio Plessi, uno dei più importanti artisti del nostro paese. Allora, quali sono le risorse su cui puntiamo? La sicurezza. Abbiamo una compagnia dei carabinieri, la volevano ridurre. Ultimamente è stato ampliato il territorio della compagnia di Soveria Mannelli, abbiamo ancora più comuni che vengono coordinati dalla stazione, dalla compagnia di Soveria. È un paese dove la realtà della sanità c'è ancora, non come negli anni passati, ma c'è stata una riduzione generalizzata in tutti i comuni periferici delle presenze sanitarie, però c'è ed è importante e può essere ulteriormente incrementata. Abbiamo delle scuole di qualità, abbiamo delle, tant'è vero che l'idea di sviluppare la città educativa che abbiamo lanciato all'inizio di quest'anno in occasione del compleanno del comune è un'idea importante. Abbiamo un ambiente incontaminato che non è inquinato. Abbiamo delle imprese che sono conosciute in tutto il mondo. La Rubettino Editore, una delle case editrici più importanti d'Italia, Camillo Seriani Arredamenti, che esporta in tutti i continenti, l'Anificio Leo, la più antica fabbrica della lana operante in Calabria, le aziende che producono funghi, che esportano in tutto il mondo. Proprio per queste caratteristiche, realtà produttiva e realtà dell'istruzione, noi siamo un progetto pilota a livello nazionale, uno per ogni regione. In Calabria è stata scelta proprio quest'area e quindi Florindo sta seguendo molto questo progetto delle aree interne e speriamo che ci porti risultati positivi. Ancora, Soveria, se voi girate lo vedete, ha una bella immagine. Soveria ha una bella immagine e non a caso noi l'anno scorso abbiamo avuto un articolo del New York Times dove siamo stati considerati un luogo di innovazione che riesce a creare la produttività attraverso la cultura e gli eventi che abbiamo organizzato anche ultimamente. Ora, qual è un'idea sulla quale possiamo misurarci nel futuro e nella quale le attività commerciali sono fondamentali? Un'idea del futuro è quella di creare l'unione dei comuni attraverso l'informatica. Cioè l'unione dei comuni, la fusione dei comuni non la facciamo fisicamente, la facciamo attraverso la telematica, le nuove tecnologie e riusciamo a creare qualcosa di innovativo, di diverso e di efficiente. Ma non solo, colleghiamo, e su questo le attività commerciali sono fondamentali, la moneta complementare, che è qualcosa difficile da spiegare, è difficile da attuare, però tra 10-15 anni l'economia mondiale, il 10% dell'economia mondiale sarà basato sulla moneta complementare. Cioè se io do
do una moneta alla signora Adele, lei la riconosce perché la prende questa moneta, gli dà un valore, perché la moneta è basata sulla fiducia. Se noi riusciamo a ragionare su queste cose, noi potremmo essere avanti rispetto al contesto. Sembrano delle idee avveniristiche, ma pure quando parlavamo che volevamo diventare il comune più informatizzato d'Italia, ci prendevano per pazzi e invece l'abbiamo realizzato. Allora, i problemi, come sapete, non mancano, perché bisogna dire tutto, e noi a livello amministrativo abbiamo il nostro, quello che abbiamo ricevuto non è stato un comune risanato, ma un comune che aveva 1 miliardo di debiti, che noi però contiamo, Antonella, di colmare entro questa legislatura, che è un nostro dovere cercare di farlo, perché sono debiti accumulatisi nel corso degli anni. Ci sono tanti segnali di speranza nella nostra comunità. L'area industriale, sono riprese le costruzioni, ci hanno richiesto 2 licenze edilizie, le abbiamo concesse, quindi contiamo entro poco tempo di avviare queste attività economiche nella nostra area industriale. Entro il 2018, come vi dicevo, realizzeremo il nuovo piano regolatore. Le nostre aziende, quelle che ho citato, più altre, stanno funzionando, stanno andando bene, grazie a Dio. Prima c'è stato anche Giovanni Talarico, che hanno anche un'attività molto importante all'interno dell'area industriale. Siamo punto d'incontro degli intellettuali della cultura nazionale, lo abbiamo dimostrato con la recente Università d'Estate, con la presenza di Giordano Bruno Guerri, Ciriaco De Mita, Magdi Cristiano Allam, e poi con le tante attività commerciali e artigianali delle quali voi siete protagoniste, e 2 testimoni dei quali questa sera noi premieremo. Quindi concludo veramente: bisogna porre al centro le persone. Nelle piccole comunità so come funziona, cioè è più facile parlare male che parlare bene, e invece bisogna fare in modo di valorizzare tutto quello che c'è, perché ognuno di noi, ogni persona è portatrice di valori. Il primo capitale sono le persone. E allora ho sentito parlare negli interventi che mi hanno preceduto di bellezza. Ora, chi vive tra cose belle, tra case finite, tra corsi alberati, tra case che sono pitturate, è ispirato a fare cose belle. Quindi la cultura della bellezza è qualcosa che migliora la persona, e noi speriamo nel prossimo consiglio comunale di avviare le pratiche per modificare lo statuto del comune, inserendo che il comune tutela la bellezza. E allora io sono orgoglioso questa sera e onorato di rappresentare la città nell'occasione della consegna di un premio così significativo alla signora Adele Tommasello e a Teresa Rocca, che sono l'espressione più viva di una comunità che lavora, che studia e che ha fede nell'avvenire. Tanti auguri e grazie per quello che fate. Consegneranno gli attestati il dottore Florindo e il professore Caligiuri, i professori, pure il dottore Florindo, vabbè, i titoli. Abbiamo solo nomi di... I rappresentanti dell'amministrazione e... Antonio, i fiori, non i fiori. E c'è un omaggio floreale. Facciamo un altro applauso. Buon lavoro. Se mi tempo che mosca, è una gente enorme.